Com'è successo? Il navigatore mi dà così, io ho andato carica ieri caricato qui a Monbaroccio e il navigatore, io ho dato Fano e il navigatore mi dà qui. Sbagliato navigatore, cosa fare? Da che ora sei qui? Ah, qui mattina alle 4, alle 4, chiamato alle 8, pompieri, sì. Non sei riuscito a venire su da solo? Io ho provato 3-4 volte, no, non posso, perché qui è molto salita, sì, e asfalto è bagnato, e problemi. 2-3 volte, avanti, dietro e basta. Siamo nella strada della Gazza a Carignano, dove l'autogru da 40 tonnellate dei pompieri provenienti da Pesaro sta cercando di riportare su dalla salita, dal greppo, il camion. L'auto articolato era diretto a Monbaroccio, doveva caricare e ritornare verso Fano. Il navigatore l'ha portato in questa strada, molto stretta come potete vedere. È riuscito a far manovra in fondo alla discesa, ma poi nel risalire il frondo sdrucciolevole e viscido reso in queste condizioni dalla pioggia di questi giorni non gli ha permesso di rifare la salita e a questo punto ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Allora alla fine è andata bene, siete riusciti a portarlo fuori? Grazie, grazie, molto gentile a tutti, molto gentile anche questi dove abiti qui, gente, questo paese, molto, tutti bravi. Allora da che ora era qui? Lui è alle 3:30 passato qui stanotte, è andato su per la strada di Sant'Elia, è il cantiere che va su nella strada di Sant'Elia, e ho visto che faceva un sacco di rumore, dico ma com'è che il camion? Dico, ok, si è rotto? Che va oppure che scarico, e difatti è proprio perché è scarico non è riuscito ad andare su. Cioè è in forte difficoltà? Eh sì, perché io ho provato per farlo voltare lì da Gasperini, siccome c'è un bel spiasello, ma non l'avevo fatta.